Oggi prepariamo una ricetta classica italiana che è il cacio e pepe. Partiremo però innanzitutto dai pepi. Faremo una miscela di 7 tipi di pepi differenti, con cui poi andremo a realizzare la salsa. Allora abbiamo il primo pepe che è il Sarawak della Malesia, il secondo il Pondicherry India, il Sichuan della Cina, Timut che è del Nepal e sa leggermente di pompelmo, abbiamo il pepe lungo Pipali Java, il pepe giamaicano Pimento e il pepe bianco Muntok Indonesia. Pepi sono pronti, noi abbiamo anche realizzato delle piccole ampolline da regalare ai clienti. Il pepe spezia. Pensate che ogni paese ha un pepe, incredibile. Ma la cosa bella del pepe è che ogni pepe è diverso da un altro. Per chi poi degusta vino è scoprire se all'interno di un vino ci possono essere delle essenze di pepe. Bene sì, ci possono essere. Annusare è bellissimo perché è il senso che ti riporta alla memoria. Andremo a fare adesso la salsa di cacio e pepe. Metteremo latte, panna della maizena e faremo bollire in macchina a 85 gradi. Dopodiché inseriremo pecorino romano e grana padano. Pepe, latte e panna, maizena. Chiudiamo la macchina, metteremo la lama a 500, a 85 gradi di calore. Una volta arrivato a 85 gradi, continueremo per 10 secondi e inseriremo i formaggi. Una volta aggiunto gli ingredienti e frullato bene, raffreddiamo il composto e lo portiamo a 65 gradi. Questa è la parte golosa. E il nostro cacio e pepe, veloce e profumato, è pronto.